Daniele, vorrei iniziare a correre, che cosa mi consigli di fare? Anche questa è una domanda che mi viene fatta spesso sia nei commenti che soprattutto nelle mail che mi arrivano. Vi ringrazio comunque già tutti delle mail che mi mandate, mi fa tantissimo piacere. Quindi in questo video vediamo di capire che cosa possiamo fare se vogliamo iniziare a correre. Quindi video dedicato a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della corsa, che magari sono da anni che si sono un po' allontanati oppure non hanno mai corso in vita loro. Quindi chiaramente voler iniziare a correre è sicuramente un'idea fantastica, un'idea migliore, probabilmente è difficile averla e comunque bisogna, diciamo, rispettare alcune, diciamo, regole che adesso secondo me si vanno rispettate. Quindi vediamo assieme 5 punti che per me sono molto importanti. Il primo consiglio che ti do se vuoi iniziare ad avvicinarti alla corsa, se vuoi iniziare a correre, soprattutto se non hai mai corso prima, comunque se sono veramente tanti anni che non corri e non fai sport, la cosa importante è anche fare un minimo di potenziamento prima di iniziare a correre. Quello che ti consiglio di fare almeno 2 settimane, e in queste 2 settimane almeno fare 2 allenamenti a settimana, quindi almeno 4 allenamenti, diciamo, di potenziamento. Comincia a fare qualche esercizio per i piedi, comincia a muovere i piedi, comincia magari a camminare scalzo in casa, non fare come qui a Berlino dove abito, che vanno scalzi in giro per la strada, che quello magari no, lascialo fare a questi qui, però in casa, se il pavimento è pulito, immagino, quindi camminare scalzi sicuramente fa molto bene ai piedi, alla muscolatura del piede e ti aiuta sicuramente a prepararti alla corsa. Ma non solo i piedi, chiaramente bisogna un attimo fare qualche esercizio per le ginocchia, per l'anca, per la schiena, qualche addominali. Quindi ti consiglio di fare qualche esercizio, diciamo, generale, fare anche tanta isometria, no? Quindi sono anche, ho fatto diversi video sull'isometria, comunque tanti esercizi che ti consiglio di vedere. Video che troverai alla fine di questo video e anche qua sotto. Quindi la seconda cosa che ti consiglio, soprattutto se non hai mai corso, è di imparare la tecnica di corsa. Quindi vedere un attimino qualche video che parli di tecnica di corsa nella corsa. Puoi vedere anche appunto i miei video, qua ti indico appunto un video in cui parlo di degli aspetti, diciamo, generali, diciamo, se vuoi cominciare a fare jogging, gli aspetti, diciamo, importanti. Poi chiaramente si può sempre migliorare nella tecnica, però diciamo quegli aspetti importanti sono 3, 4, 5, diciamo, per impostare una tecnica almeno, diciamo, buona per evitare soprattutto poi infortuni e problemi. Che la tecnica di corsa è chiaramente importante per andare più veloce, per essere più leggeri e piazzare migliori prestazioni. È anche sicuramente fondamentale per prevenire, diciamo, quelli che sono poi i problemi e gli infortuni. Chiaramente una cosa, se corri bene è più facile che praticamente rimarrai in salute, sarà più difficile che ti vengano degli infortuni. Se corri storto e gobbo è chiaro, è più facile che ti vengano i problemi, soprattutto se vai ad iniziare ad allenarti. Sai quante volte mi è capitato, magari è capitato anche a te, di sentire gente che dice: ah, corri, bello correre, anche a me piacerebbe, però sai, la corsa non è per me, ho provato ma poi dopo mi veniva male alle ginocchia, male alla schiena, sai, il mio corpo non è adatto per correre. Che questa è una balzanata colossale, perché il miglior corpo per correre, come l'abbiamo noi, diciamo, animali Homo sapiens, non ce l'ha nessun altro animale. Siamo una macchina da corsa. E al posto di chiamarsi Homo sapiens dovremmo chiamarsi Homo corris o Homo running o qualcosa del genere. Quindi siamo tutti adatti a correre. La cosa importante sicuramente è prepararsi sia fisicamente che correre poi bene. Purtroppo nella società moderna, diciamo, si corre sempre meno, soprattutto da bambini, quindi si ha meno probabilità e possibilità di imparare a correre in modo decente, cosa che sicuramente in natura i nostri antenati imparavano senza fare esercizi di tecnica o allenamenti o cose particolari. E chiaramente se non hai mai corso in vita tua, non hai mai corso magari da bambino, comunque poco, e se nessuno ti ha mai detto come correre, almeno le basi, quindi capisci che sicuramente è molto importante che tu innanzitutto ti informi, sicuramente guardando i video, magari guardando anche i miei video sulla tecnica di corsa. La cosa che ti consiglio è di affidarti a un allenatore almeno un paio di volte, giusto per farti vedere e farti consigliare un attimino di quella che è la tecnica di corsa, diciamo le basi per correre un attimino poi in modo decente. Un terzo consiglio è di iniziare
con calma, nel senso piano, devi dare tempo al tuo fisico di adattarsi a questa nuova fantastica situazione. Quindi diciamo, se non puoi pensare dall'oggi al domani, diciamo, adesso non ho fatto niente per 5 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni e adesso da oggi sono un runner e tutti i giorni vai a correre, a massacrarti, magari inizi facendo 10 km o cose del genere, che insomma mi sento spesso cose così, perché questo è il metodo kamikaze, cioè quindi vai contro un muro e praticamente è molto probabile che poi tu abbia dei problemi. Quindi quello che ti consiglio è di iniziare piano piano, quindi puoi iniziare la prima volta facendo veramente un 10 minuti di corsetta. Cosa ancora migliore, soprattutto se sei in sovrappeso, soprattutto se non hai mai fatto sport, è di alternare della corsa alla camminata. Deve essere proprio una cosa molto molto leggera, deve essere comunque un allenamento, diciamo, tendenzialmente leggero, né? Alla fine chiaramente poi magari puoi sentire un po' di fatica se è la prima volta che corri e ti muovi. Comunque quello da evitare è di stare proprio il primo allenamento a stare lì che ti sei distrutto e spaccato. Quello no, devi cominciare gradualmente. Poi la volta successivo puoi aumentare, no? Chiaramente puoi fare da 10 minuti, puoi passare a 12 minuti, poi magari a 15 minuti e così via, sempre comunque alternando magari corsa a camminata. E una cosa anche importante, quindi il quarto punto, è di tenere del recupero, quindi evita, insomma, non è che puoi iniziare, non hai fatto niente per 20 anni e poi dopo tutti i giorni vai a correre. Dai un attimo, come detto, il tuo organismo si deve riabituare, probabilmente la muscolatura, soprattutto dipende un po' dall'età, comunque sì, ci si può rinforzare e adattare, diciamo, abbastanza velocemente. Quello che ci mette un po' di più sono sicuramente i tendini e le articolazioni. Hanno il suo tempo, si rigenerano e si rinforzano almeno 3-4 volte più lentamente di quello che si rinforzano e si rigenerano praticamente i muscoli. Quindi tieni sempre almeno un giorno in cui ti alleni e un giorno di pausa, anche due. Se le prime 2-3-4 settimane fai due uscite, è sicuramente perfetto. Poi chiaramente poi dipende da tipo a tipo, insomma, se sei già sportivo, se sei poi magro, insomma, se magari sei giovane, chiaramente puoi velocizzare la cosa. Però se hai, diciamo, 50 anni, non hai mai corso prima e magari sei sovrappeso di 20-30 kg, ecco, allora in questo caso fate due uscite alla settimana tranquille. Vedi anche magari di diminuire di peso, ecco, non pensare di diminuire di peso solamente andando a correre 10 minuti o 20 minuti. La cosa che è importante, che rimane importante per dimagrire, è la dieta. E quindi passiamo a quello che è l'ultimo consiglio, l'ultimo, diciamo, elemento molto importante, che appunto è la pazienza. Numero 5 è la pazienza. Ci vuole pazienza nello sport, soprattutto in atletica e nella corsa, ci vuole pazienza. E quindi, diciamo, devi abituarti a questa nuova situazione, il tuo corpo si deve abituare e deve avere pazienza. Nel caso in cui dovessi sentire qualche dolorino, qualcosa, no? Chiaramente fa parte del gioco, se non vuoi sentire niente, chiaramente sei seduto sul divano, mangi le patatine, guarda la TV e praticamente non sentire niente. Diciamo, non senti niente, però chiaramente se continui una vita così, alla fine non è che ti faccia proprio bene, diciamo che è più facile che poi tu ti ammali. Siamo nati per muoverci, quindi la cosa importante è che tu ti muova. Comunque bisogna avere pazienza, quindi ci vuole pazienza, ci vuole il suo tempo, e poi vedrai che man mano comincerai a aumentare, a sentirti meglio e potrai sempre correre di più. Quindi io ti auguro di iniziare a correre nel miglior modo possibile. Se per caso hai qualcosa da aggiungere, se ho dimenticato qualcosa, qualche altro consiglio, assolutamente scrivilo qua sotto nei commenti. Se vuoi altri consigli, scrivi pure la mail, l'email è rampaschi@fastfit.info. Con questo ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e mi raccomando, sempre a casa.